Quest'anno il concerto di Natale, del Santo Natale, consentitemi di chiamarlo così e spero che non dispiaccia a nessuno, celebra l'arte del canto lirico italiano che ha appena ottenuto, come avete sentito, dall'UNESCO il prestigioso riconoscimento di patrimonio dell'umanità. Lo faremo ascoltando alcuni dei più grandi protagonisti dell'opera, da Giuseppe Verdi, che è stato senatore qui, quindi ha seduto in uno dei banchi ancora oggi presente, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, siciliano come me, Gaetano Donizetti e Gioacchino Rossini. Le arie in programma saranno eseguite dall'orchestra e dal coro della Fondazione Arena di Verona e affidata a grandi artisti dell'opera italiana. Nel 150° anniversario della sua morte abbiamo voluto dedicare uno spazio centrale, importante, altrettanto importante della celebrazione della lirica ad Alessandro Manzoni, che fu anche lui presente in quest'aula e uno dei più importanti padri della lingua italiana. Anch'egli fu quindi senatore e lo onoreremo con la lettura di alcune pagine dei Promessi Sposi, che saranno affidate, anche qui un altro ospite di eccezione, a Sergio Castellitto, che ringrazio e che spero apprezzerete tutti. È un modo per segnalare come per noi la nostra lingua rappresenti un fattore importante e irrinunciabile di unità e di coesione nazionale. Fa parte della nostra identità e all'identità italiana credo che, come insegna il Presidente, dobbiamo essere tutti non solo fedeli ma uniti. Lo faremo ricordando con un doveroso pensiero chi soffre e coloro che anche a Natale saranno negli ospedali, nelle carceri, negli ospedali a prendersi cura dei malati o ai tanti ragazzi e ragazze che in divisa lavorano per la nostra sicurezza ogni giorno, anche nei giorni in cui gli altri fanno festa, in Italia come all'estero. E poi voglio concludere con un ricordo che penso ci accomuni tutti. Voglio ricordare coloro che vivono questi giorni in guerra, alle tante vittime innocenti di una guerra che ancora oggi insanguina l'Europa e il Medio Oriente. A loro va la nostra speranza di pace, di una pace giusta che dovrà arrivare il più presto possibile.